Va bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale Giacone di Xvapo. Ma... stasera presentiamo un nuovo liquido. Sì. Ce lo presenta Erika, il Comp Life. Comp, bravissimo. Comp Life. Il One E87 e che trovate su govan.it, ma prima... sigla. One 8 Sever by Comp Life, come ho già detto prima. Seven. No, si dice, si legge come si dice, va bene, ciao. Quindi, allora, packaging fantastico, bellissimo, con la chiusura ermetica per tenere la fragranza. Mi arriva con la boccettina da 60-50 ml, voi lo nicotizzate quanto volete. Ma però, si dice, giusto, no? Così. giusto. Okay. Mi arriva chiuso con questo comodo tappino, ci mettete sopra questa farina qui e ve lo drippate dove volete. Dovrebbe sapere, Visello, tu che sei dietro, guardi il computer e ci dici cosa dovremmo sapere. Marshmallow e burro d'arachidi. Va bene, boh, va bene così. Marshmallow e burro d'arachidi. Quindi andiamo al naso, nasalo, Ale. Nasco. Nasca. Questo qua mi sembra decente, una roba che è originale comunque. Beh, dall'olfatto non è forte, non è bello. Ma all'olfatto non è molto strong, no? Si fa un po' fatica a capire. Sì. Che ridi. No, comunque non è decente, non si riesce a capire. Non si capisce. Indefinito. Si sente un sapore dolce e basta. Grazie. Vabbè. E invece Erichella? Erichella? Aspetta. Cosa? Sento solo la plastica. Ah, sì, è un buon liquido alla plastica. Riciclata o? Sì. Non sento niente. Benissimo. Ottimo. Meglio. Va bene. Non riesco a sentire. Vai, due. Sì, proprio un burro d'arachidi. Lontanissimo. Sì, ma leggero. Lontanissimo. E Stefanel? Stefanel? Mi sento un biscotto. Biscotto. Sì. Stefanello ha messo prova tutto il naso dentro. Provalo di nuovo. Guarda che riesce a ficcare la narice. Ma perché non si sente tanto l'ora? Dentro. Biscotto. Biscotto. A me è un biscotto. Sì, un po' di biscotto ce l'ha in effetti. Lo proveremo su Druga 5 spire di acciaio 316 come al solito, su biciusante DNA 166 watt da cinghialotto qua dentro. Quindi io un drippatino glielo farei. Vai, occhio. Hai bevuto? Buono! Torta di riso finita. Com'è? Ricordiamo, torta di riso, marshmallow e burro d'arachidi. Torta di... allora sai che il riso un po' glielo sento, perché io dovete sapere che ce l'ho già da un po', l'avevo già provato, però... Sì, il riso si sente. Certo, sì, il riso di per sé non è molto forte, quindi qualcosa che ricorda il tortino di riso c'è. Con un sapore cremoso... tipo cioccolato arachidi, ma molto lontano, quindi sbappa un po', tanto blandino per me. Blandino? E Erika? Com'è? Mi ricordo un po' il riso soffiato però. Ah sì, anche sì. Non proprio il chicco di riso. Mi ricordo quelle le cose di riso, le gallette di riso. Sì. No, a me sai cosa c'è un po' di galletta di riso con altra roba. Ci sento comunque della vaniglia. Sì, della vaniglia. Vaniglia. E aspetta. La vanilla. E il dolciastro comunque del marshmallow, però marshmallow. Arriva marshmallow. Però arriva dopo. Però buono? No, però è buono. Cioè, rispetto al fatto che non sentivo niente, svapandolo cambia. Visello? Ci riprovo? Vai. Ti ricordi, l'hai mai assaggiato il crema latte? No, il riso latte. Quella specie di roba che ti vendono nella scatoletta dello yogurt, che è riso bollito con il latte condensato. Vabbè, è quel riso lì, mi ricorda quel riso lì. Visello? Sì, è un cerealino di riso dolcino, non è molto dolce, per quanto possa percepire io. Carino? Sì, insomma, un po' leggero come aromatizzazione, secondo me. Però non mi dispiace. Allora, la nota di riso si sente bene in aspirazione, però si sente bene anche la nota di marshmallow. Marshmallow. Sì, verso la fine ti arriva. Sembra proprio di avere in bocca i marshmallow bianchi. Sì.
po' leggerino ma buono. Beh, da svapparlo tutto il giorno. Ci sta, ci sta. E non ti stufa. No, infatti. Vado, vado, vado. Ma. Mi sa che dopo un po' la notte di marshmallow stufa, però buono. Marshmallow, galletta di riso per me e basta. Burro d'arachidi, marshmallow no. Sciolto sopra la galletta di riso che bravo, bravo. Io burro d'arachidi non lo sento, anzi forse alla fine, ma molto quello che rimane, ma molto poco, pochissimo, però è buono. No, è buono. Non è male, è da tutto, secondo me è da tutto il giorno, però. Sì. Dovrei provare, però secondo me potrebbe starci da tutto il giorno. Voto 6. Ma un po' deluso, cioè è troppo blando per me per i miei gusti, ci vorrebbe un pochino più strong. Il sapore è buono, ma troppo blando. Erika? A me ha sorpreso, io gli do un bel 9 invece. 9? Sì. Madonna. Eh sì, perché me lo svaperei anche tutto il giorno, non penso che mi possa stufare. E Bisello? 6 al 7. Dal 6 al 7. È una via di mezzo. Va bene, dai. Io 7. 7? Sì. E io 7 anch'io, perché mi piace, ma... non sono i miei gusti, dai, diciamo. Quindi, dov'è? Prendi la scatola. Prendi il packaging. Allora, lo potete trovare su govap.it, link in descrizione. Quindi, se vi piace il video, piacciatelo, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale Giccone X Svapo. Iscrivetevi anche alla banda del vapore, che trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre di seguirmi su Instagram per aggiornamenti e quant'altro. Quindi, ci vediamo al prossimo video con l'ultima svapata di Erika. Vabbè, ciao!